Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di TRM H24, il nostro spazio quotidiano dove andiamo a leggere le prime pagine dei principali giornali di taglio sia nazionale che locale. Partiamo come di consueto dai tre giornali di taglio appunto nazionale e cominciamo allora a sfogliare il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con una notizia sul lavoro. Morti e polemiche, si fa riferimento al rogo in fabbrica a Bolzano con 6 ustionati, un 35enne stritolato dai rulli a Mantova e lo sciopero per Satnam, il governo più ispettori, il tavolo con i sindacati, Landini schiavi nei campi. E poi ancora una notizia, l'operazione Italia USA armi dalla Cina dirette in Libia fermate sul cargo a Gioia Tauro e almeno da settembre scorso quando Khalifa Haftar ha reso visita a Vladimir Putin a Mosca che gli Stati Uniti seguono le mosse dell'uomo forte della Libia orientale con preoccupazione crescente. Continuiamo a leggere le notizie, andiamo sul taglio alto perché c'è il processo nei confronti degli azzurri nell'immagine infatti vedete il CT Luciano Spalletti dopo il KO contro la Spagna, processo agli azzurri, Croazia l'ultima chiamata. E poi la Lega sul MES e sfida aperta con l'Europa, Salvini parla di follia, Giorgetti votarlo ora no. E poi si tratta anche l'argomento dell'autonomia differenziata diventata legge agganciata a quella di bilancio, autonomia l'escamotage per evitare il referendum. Scendiamo ancora in taglio basso, andiamo a vedere la fotonotizia che riguarda l'ex campione Roberto Baggio che è finito nelle notizie di cronaca perché a Vicenza il campione è stato colpito dai ladri e la famiglia è stata sequestrata. Appunto vedete la foto con la moglie Andreina Fabbi, Baggio rapina shock in casa, ho reagito, provo rabbia. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della Repubblica, anche la Repubblica sceglie di aprire con la notizia sul lavoro i nuovi schiavi, si parla di diritti, salari da fame, soprusi, nessun contratto e l'agricoltura il regno del sommerso, sono 240.000 gli sfruttati, nell'agro pontino almeno 30 incidenti gravi all'anno non denunciati. Il governo vede i sindacati e promette più controlli. E poi ovviamente una notizia di politica perché arrivano i ballottaggi, da domani si torna al voto in tanti comuni italiani, il PD tenta la volata a Firenze, Bari e Perugia. E poi l'appello di Meloni a Schlein, andate a San Luca. Poi vediamo anche le notizie in spalla, si parla di Europa, MES, Giorgetti fa ancora muro e sale sulle ferite e il presidente dell'Unione Europea, ultima carambola di Enrico Letta, l'articolo a cura di Stefano Cepellini. Scendiamo ancora e andiamo a vedere come viene trattato invece dalla Repubblica l'argomento della notizia di cronaca appunto che riguarda Roberto Baggio, stava guardando la partita con la famiglia, Baggio picchiato e rapinato appunto nella sua villa. Scendiamo ancora per vedere quali sono le notizie, si parla di industria, Mattarella inaugura l'e-building Ferrari per le auto del futuro e poi ancora l'intervista a Garattini, due biscotti e niente medicine, ecco il mio elisir. Andiamo a vedere anche l'ultima prima pagina di taglio nazionale e abbiamo ovviamente la Gazzetta del Mezzogiorno, che decide invece di aprire con la notizia sulle urne bollenti e quindi si fa riferimento ovviamente alla politica e ai ballottaggi. Domani e lunedì appunto ballottaggi a Bari, Lecce e Potenza, sale lo scontro su
su autonomia e governo delle città. Poi una notizia di cronaca, lo vedete, c'è il rapper Fedez ieri a Taranto per parlare di Ilva, all'ombra delle ciminiere di Taranto siglata la pace tra Fedez e il Codacons. Poi i commenti riguardanti ovviamente la politica, dite addio all'odio, ora al sud serve una politica sana, di Michele De Feudis, e poi commercio e rotte marittime, queste le nuove sfide secondo Piero Liuzzi. Scendiamo ancora, andiamo nel taglio basso del giornale della Gazzetta del Mezzogiorno e andiamo a vedere una notizia di sport, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del Bari che ha presentato il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma ha parlato anche e soprattutto Luigi De Laurentiis, il presidente del Bari, che dice: mio padre dice fesserie, Dela prova a rilanciare appunto il Bari. Il presidente ha tracciato anche quello che è l'obiettivo della prossima stagione, obiettivo playoff, vendere. Finora niente offerte. E poi ancora tra Puglia e Basilicata, un mare tutto da amare. 5 vele a Nardò, Gallipoli, Maratea e Bieste, con la Puglia che si conferma ancora una volta una delle regioni con il mare più pulito appunto nella penisola italiana. Andiamo adesso a cambiare le nostre pagine da sfogliare e cominciamo la nostra rassegna locale. Andiamo a prendere il Corriere del Mezzogiorno, andiamo a prendere la Repubblica, edizione di Bari, e poi anche l'Edicola. Andiamo a vedere dunque come apre il Corriere del Mezzogiorno Puglia, apre con la notizia sull'autonomia differenziata. Si parla di politica, ballottaggi a Bari, big del centrodestra fanno quadrato attorno al candidato sindaco Romito cercando la rimonta appunto su Leccese, autonomia e scontro pugliese. Il ministro Fitto difende la riforma ma Emiliano annuncia il ricorso alla consulta. Poi la polemica, PD a muso duro, Gasparri dice basta fango, di Enrico Filotico. E poi andiamo a vedere anche la fotonotizia, si parla del solstizio in cattedrale, il fascio di luce dall'alto che annuncia l'arrivo dell'estate. Legambiente, la classifica del mare più bello, ancora una volta a Nardò sventolano le 5 vele, è seconda in Italia. E poi la tragedia, bloccata in casa durante l'incendio, muore una trentenne rimasta intrappolata nell'incendio divampato in casa, è morta dopo 10 giorni di agonia, e la tragica fine di Rosy Varvara, 30 anni. Tutto questo è accaduto a Gravina. Andiamo a vedere la prima pagina, appunto, anzi le prime due pagine contenute nella Gazzetta del Mezzogiorno, tutta dedicata chiaramente alla politica e al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Bari. La rabbia del PD contro Gasparri, basta fango, Bari non lo merita. I Dem rispondono al senatore azzurro dopo le accuse sul voto di scambio e commissari. E poi ancora attacchi cattivi, sinistra nervosa, Fitto in campo per difendere Romito, sull'autonomia Emiliano annuncia il ricorso. Il centrodestra, una riforma voluta da voi. Cambiamo quotidiano, andiamo a leggere la prima pagina di Repubblica Bari. Repubblica Bari che apre anch'essa con l'autonomia e i ballottaggi, il centro-sinistra rilancia. E poi anche i PU tra i favori a Capristo, le motivazioni della condanna per l'ex procuratore organizzatore dell'illecito per aiutare gli amici. E poi la decisione, suicida a 22 anni il fidanzato è sotto inchiesta, la umiliava il servizio, appunto a pagina 5. E poi ancora una volta l'analisi da parte di Enzo Tambora, De Laurentiis Junior e l'attacco al padre sul Bari da ricostruire, ora servono i fatti. Andiamo a vedere magari se riusciamo proprio a recuperare l'articolo di Enzo Tambora, proviamo a sfogliare velocemente la Repubblica.
con le varie pagine dedicate alle notizie sulla politica, ma anzi rimaniamo sulla politica, andiamo a vedere come viene trattato il ballottaggio barese, autonomia, regione pronta al ricorso e sul ballottaggio è un voto politico. Emiliano studia un asse con De Luca per coordinare il no alla legge sull'autonomia differenziata, La Forgia dice invece fermiamo questa destra antimeridionalista. Poi andiamo a vedere quelle che sono le percentuali dei ballottaggi dei comuni. Vito Leccese, che aveva preso il 48% nella prima tornata elettorale, 29.1 invece per Fabio Romito, che prova la rimonta. Invece situazione molto più equilibrata a Lecce, dove Adriana Poli Bortone ha quasi ottenuto il 50%, con Carlo Salvemini al 46.7 che cerca la riconferma. Andiamo a leggere anche l'edicola dello Sport velocemente, che titola con Dela presenta il Bari, non siamo arabi ma possiamo puntare ai playoff. Questo è l'obiettivo stagionale prefissato dal patron De Laurentiis. E poi ancora Serie A, abbonamenti, Lecce a caccia di primati dopo la salvezza nella scorsa stagione. E poi la Serie D, l'Andria a un passo dal bomber ex Altamura, lo Iodice. E infine Lega Pro, doppio colpo Foggia, presi tecnico e DS. Andiamo a chiudere la nostra rassegna leggendo invece la prima pagina del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che apre con energie rinnovabili pronte le correzioni per salvare 12 miliardi del fotovoltaico. E infine i big del pharma, dopo il Covid arriva la stagione dei tagli. Infine Borsa e Milano giù con le banche, la settimana dei mercati. E questo era l'ultimo quotidiano da sfogliare insieme. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.